Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Amazon mi ha spedito un caricabatterie portatile per gli iPhone, gli iPad e gli iPod. Scopriamolo insieme dopo la intro. Ecco, partiamo dall'unboxing. Questa è la scatola che vi arriverà. E il nostro caricabatterie si presenta così e sarà dentro questo sacchettino di plastica. Però il tutto sarà ben avvolto in questa busta con le bolle, che è sempre divertente schiacciare. Il cavetto Lightning è contenuto in questo contenitore di plastica che ha un bel aspetto, è molto contenuto come spazio, quindi è molto portatile in giro. Poi invece aperto abbiamo il cavetto, che è molto facile da estrarre, basta tirare e il cavo esce tutto fuori. Invece per richiuderlo basta tirare di nuovo e il cavetto si ritrae dentro il contenitore. Il cavo è di 80 cm, quindi è abbastanza lungo per ricaricare il vostro iPhone. È facile da usare, come vi ho appena spiegato. Il contenitore è resistente e anche il cavo, che ha pure gli spinotti belli resistenti, che sono colorati. La ricarica è abbastanza veloce, anche se poi gli iPhone non hanno nessun tipo di ricarica rapida. Anche l'iPhone 7 ha la ricarica normale, quindi dovrebbe ricaricare in un paio d'ore alla fine. Poi dipende dal modello che avete, però comunque gli iPhone non hanno mai batterie troppo capienti, quindi non ci sarà mai da aspettare più di un paio d'ore per la ricarica. Per quanto riguarda gli usi migliori che si può usare di questo tipo di cavetto, è quello da portare in giro in tasca o nello zaino, che così occupa davvero poco spazio. Invece per un uso casalingo è un po' sprecato, perché dà fastidio, per esempio su un tavolo, però comunque volendo si può usare lo stesso, nessuno lo vieta. Anche per il trasferimento dei dati con il computer non ci sono problemi. iTunes lo rileva tranquillamente, il cavo dovrebbe essere certificato, però funziona. Per quanto riguarda i prezzi, abbiamo vari prezzi in base alla colorazione. Per quello verde e giallo abbiamo 5,99 euro, invece per quello bianco o arancio abbiamo 3,99 euro. Per chi è in possesso di un dispositivo Android o Windows Phone, invece abbiamo anche lo stesso cavetto, perché però ha l'uscita micro USB, e in questo caso abbiamo sempre i quattro colori, però il prezzo è sempre 3,99, quindi forse perché non richiede nessun tipo di certificazione, quelli Android costano un po' di meno. Però comunque ve li linkerò in descrizione. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Nel caso mettete mi piace, commentate, esprimendo il vostro parere, dando suggerimenti sul canale e sui video. Iscrivetevi al mio canale, condividete il video dove volete. Ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island. Ciao!